Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale Mastro Titto, dodicesimo episodio per la nostra videoguida dedicata a Final Fantasy XII The Zodiac Cage. In questo video partiamo subito con un pezzettino di trama principale e quindi ci dirigiamo alla residenza del Marchese Ondore qui a Brugerba. あの調印式の夜、父の死を知ったウォースラは、ラバナスタに戻って私を脱出させました。ヴェインの手が伸びる前にあなたに保護を求めようと。ところが、当の私があなたの自殺を発表。帝国に屈したように見えたでしょうな。あの発表はヴェインの提案でした。 当時は向こうの意図をつかめぬまま、やむなく受け入れましたが、狙いは我らの分断であったか。でもそれも終わりです。私に力を貸してください。共にヴェインを抱っこをせがんだ 小さなアーシェはもういないのだな。殿下は大人になられた。それではおじさま、しかし仮にヴェインを倒せたとして、その後は王国を再興しようにも王家の証は奪われました。あれがなければブルオミシェイスの大僧侶は殿下を王位継承者とは認めんでしょう。 王家の証を持たない殿下に今できることは何一つございません。しかるべき時までビエルバで保護いたします。そんなできません。では今の殿下に何ができると。おじさま、それはそうと王女様を助けた謝礼はあんたに請求すりゃいいのか。 まずは食事だ、最高級のやつをな。用意させよう、少々時間がかかるな。だったらそれまで風呂でも借りるさ。いくらか冷や汗かかされたんでな。ああ、あとは着替えもいるな。 何やってんだよ。これバルフレアの船だぞ。暁の断片を取りに行くの。もう一つの王家の証、アリカは知ってるから。飛空艇は後で返すわ。なんだよそれ。私はやらなきゃいけないのよ、死んでいった者たちのためにも。なのに隠れていろなんて。一人で戦う覚悟はあるわ。一人ってバッシュは。 大体人の船を勝手に。王女のくせになんだよお前。お前はやめて。それぐらいになさい殿下。なんてな、驚いた。仕事柄こういうのがあると何かと便利でね。お前はやめて。 公爵に引き渡す。 待ってください。その方があんたのためだ。では誘拐してください。あなた空賊なんでしょ。盗んでください。私をここから。俺に何の得がある。覇王の財宝、暁の断片があるのはレイスウォール王の墓所なんです。あのレイスウォールか。そして君にかかる賞金も跳ね上がる。 何しろ王族の誘拐となれば重罪だ。煽った家来も同罪だろうな。ウォースラに代わり同行します。バンたちはどうするの。行くよ、行くって。こんなとこに置いてくなよ。じゃあ私も。え、一人はもう嫌。分かった、決まりね。
公爵に気づかれる前に立ちましょう。誘拐犯らしくね。Impero di Arcadia, Arcades, capitale imperiale. ドラクロワ研究所、ドクター・シドか。ヴェイン様からの資金援助を確認しました。ナブリス壊滅の件に関わっているのも確かですが、あの作戦を指揮したジャッジ・ゼクトが行方不明では、真相をつかみきれません。このグラミスも老いたな。息子を読み切れんとは。構わん、死病だ。さて、世の後継は誰やら。有能すぎるベインを恐れて元老院が幼い皇帝を望んでおる。ガブラス、かつて世はソチの祖国を攻めた。ランディス共和国は消えました。今や帝国こそが我が祖国です。だがソチの兄は帝国の支配を認めずダルマスカへ流れたと聞く。兄の後を追おうと考えたことはないか。すでに追っております。帝国の敵としてキリステルのみです。祖国の敵なら兄をも切るか。ガブラス、措置はそれでよい。世はその非情さを評価しておる。しかしラーサーは措置やベインのようにはなれぬ。あれを支えてやってくれ。ラーサー様に代わって手を汚す剣の役を務めろと。むしろ盾だな。よいか、引き続きベインを監視せえ。あれはいささか鋭すぎる。よい。頼むぞガブラス。世はな、息子たちが争う姿を二度も見とうはないのだ。Il deserto di Dalmasca Ovest. Sì. Questo è un lavoro di lavoro. Il mio lavoro è un lavoro di lavoro. Non lo so, non lo so. Sate, il mio lavoro è qui. Questo è un lavoro di lavoro. Sono in un'area di lavoro di lavoro di lavoro.目指すレイスウォール王墓はその奥に。ヤクトってのはさ、空席が働かない土地のことだから船で飛んでいけないんだ。飛空艇のことだけは詳しいのね。まあね、そりゃ空賊目指してるし。って、おい、だけは余計だろ。道中退屈しそうにないな。そんなことないよ、実地問題に。もう何言ってんの。
E al termine delle lunghe sequenze di intermezzo di storia, riprendiamo finalmente il controllo dei nostri personaggi. Per primissima cosa andiamo sulla voce Gambit e disattiviamo in maniera permanente il Gambit Leader Esca. Questo perché? Perché purtroppo, per come è stato concepito in Gambit, Penelo va continuamente a riattivare questo status su Van, bruciando una quantità di mana vertiginosa senza dare il senso alla tecnica per quello che è. Quindi sarà sicuramente più fruttuoso andare ad attivare Esca nei momenti giusti in maniera manuale che non farlo in automatico con il Gambit. Detto questo, inoltre, per questo nostro 12° episodio non andremo ulteriormente avanti di storia, ma torneremo sui nostri passi per completare due missioni, una classica e una speciale, per speciale intendo quelle del Clan Centurio, che sono un pochettino più difficili rispetto a quelle normali. E in più porteremo anche avanti la seconda fase di due attività secondarie che abbiamo già precedentemente, nel corso della nostra videoguida, attivato. Prima di far questo però una sbirciatina al negoziante qui accanto ci sta bene, per vedere cosa che ci può vendere delle armi piuttosto potenti. Però non abbiamo i soldi, infatti stiamo pesantemente a secco, però ci può star bene più avanti il buci per Fran, sicuramente la sbarra muschiata per Van, la Kogarasu per Ashe e la spada antica per Bash. Quindi tante belle cosine da comprare, non solo quelle, abbiamo anche tante armature più potenti di quelle che già possediamo, accessori magari più o meno utili e soprattutto incantesimi come Aero, utilissimo, anche Acqua, che può fare la differenza in tanti combattimenti. Quindi per ora però stiamo a secco di soldini e quindi abbiamo giusto dato una sbirciatina. Fatto questo, non ci importa ciò che dice, lo vedremo più avanti, utilizziamo il cristallo arancione di Dalmasca Ovest e ce ne ritorniamo a Brugerba per iniziare così il gameplay di questa prima caccia dedicata al ricercato Egg, per cui andiamo alla piazzetta fuori le miniere di Luso per parlare con il committente Eikom. Cosa? Hai visto l'annuncio nella bacheca? Allora ci pensi tu a eliminare Egg? Ok, ci sto. Grazie, nelle miniere di Luso ci sono sempre stati tanti mostri e così il governo ha fatto installare una barriera magica protettiva. Purtroppo questa barriera ha ceduto o l'ha rotta qualche stupido. Per fartela breve, è saltato fuori un mostro micidiale. Si chiama Egg. Prima se ne stava tranquillo, in fondo alle miniere, ma ora si è spinto fino all'ingresso. Non è roba per noi guardaspalle. Abbatti quel serpentaccio, lo trovi dove il cunicolo si biforca, contiamo su di te. Ed è così che diamo il via alla caccia alle. E giunti infine alla biforcazione del cunicolo, troviamo di fronte a noi Egg. Prima di iniziare col combattimento potenziamo un pochettino i personaggi. Sia per quanto riguarda Van che Baltiere che Penelo cercheremo di attivare un potenziamento a punti vita, così da incrementare ancora di più le nostre possibilità di successo anche nel corso del prossimo combattimento, che sembra facile, ma in realtà non lo è affatto. Quindi 190 punti vita per Van, se ci avanzano punti licenza li insegniamo anche bastoni licenza 3 ed infine un forza più. Passiamo poi a Baltier, gli insegniamo la licenza 3 per protezione pesanti, quindi anticipiamo un po' anche i tempi. E poi gli diamo altri 190 punti vita. Infine con Penelo le insegniamo HP più 150, consumando 50 punti licenza. Anche se in realtà il personaggio che dovrebbe prendere solo ed esclusivamente i danni è Van in quanto tank, incrementiamo anche le chance di sopravvivenza sia del DPS, Damage Dealer in questo caso Baltiere, che del curatore Penelo. Fatto questo ripristiniamo la vita totale a tutti quanti e poi facciamo un giro di Protect sia su Van che su tutti gli altri personaggi, Penelo compresa. Chiaramente andiamo di pozioni per evitare di bruciare istantaneamente tutta la riserva del mana di Penelo. Considerando anche di che di pozioni ne abbiamo più di 60 e di etere ne abbiamo meno di 10. Appena abbiamo terminato tutto il giro di cure e il protect su ogni membro della squadra, finalmente passiamo all'azione. Iniziamo subito con l'eliminare il dissangue, il piccolo pipistrellino che qui in zona può dare sicuramente molto fastidio.
Valtir si fa il 13° level up e vedete che Leg ha attivato una tecnica col quale si è ripristinato lo status alterato positivo Protect per prendere meno danni fisici e Shell per prendere meno danni magici. In alcuni casi potrebbe anche attivarsi Hast per essere più veloce e Audacia per incrementare ancora di più la sua già notevole potenza fisica. Nel qual caso il nostro avversario non guardi Van ma altri compagni di squadra, andiamo su Penelo e manualmente Magia Verde esca su Van, così da ripristinare la situazione in una fase di normalità. Quando Leg, in questa fase del combattimento, si ritrova ad avere pochissimi punti vita, va in uno stato di temporanea frenesia, ovvero non ha effettivi potenziamenti di nessun tipo, però inizia ad attaccare in maniera del tutto frenetica e spasmodica, mettendo in seria difficoltà anche il tank se viene colpito ripetutamente. Figuriamoci poi se il bersaglio non fosse stato un personaggio che ha destrezza fisica per bloccare gli attacchi del nemico, ancor peggio. In questa fase, se le cose si fanno troppo complicate o se volete togliervi uno sfizio, ci sta benissimo anche l'apoteosi. Nel nostro caso non è attiva con tutti quanti, per cui completeremo il combattimento in maniera del tutto classica e standard. Anche se al momento non è una cosa pressantissima, andiamo subito ad utilizzare in maniera manuale energia con Penelo su Van, anche perché Leg sta preparando la tecnica che può fare dai 3 ai 400 danni sul bersaglio selezionato. Alla fine però, merito anche delle nostre impostazioni in quanto classi, parametri e gambit, la spuntiamo noi. Ed anche Leg è stato eliminato, per cui fatto anche questo non ci resta altro che tornare alla piazza poco fuori l'ingresso delle miniere di Lusu e parlare al committente Aecom, andando anche a ricevere la nostra meritatissima ricompensa. Hai sconfitto Egg, ora i lavori potranno riprendere. Questa è una ricompensa da parte dei minatori. E quindi abbiamo ottenuto 600 guil, la spilla di rose con un accessorio che ci permetterà di essere immuni al mutismo, quindi ottima per i maghi del gruppo, e un passamontagna che è un equipaggiamento leggero da poter fare indossare a Van, avendone chiaramente la relativa licenza attiva. Prendi anche questa come ricordo, è l'esuvia di Egg, se la polverizzi e ne fai una bevanda dà molta energia. Abbiamo così ottenuto un'esuvia di serpente, di qui, attenzione ragazzi mi raccomando, questo oggetto sarà importantissimo ed indispensabile per ottenere la massima ricompensa possibile nella missione secondaria Il paziente dal masco, della quale già abbiamo completato la prima parte in un episodio precedente di questa nostra videoguida. Quindi se la andiamo a vendere vale molto poco e perderemo il diritto di ottenere la migliore ricompensa, che è un amuleto d'oro. Poi vedremo come, quando e perché, che cos'è l'amuleto, a cosa serve e perché è giusto tenersi da parte l'esuvia, per cui sicuramente non vendetela per nessun motivo, neanche per sbaglio. Se dovesse capitare, ricaricate l'ultimo checkpoint o l'ultimo salvataggio manuale. Detto e fatto anche questo, ce ne ritorniamo all'aerodromo di Brucerba per prendere poi un'aeronave in modalità crociera e tornare a Rabanastri. Così facendo svilupperemo anche la seconda parte della missione secondaria, la lettera per 6 sorelle. In cosa posso esserle utile? Se vuole, le assegno subito una cabina fino all'arrivo. Vuole riposare? Ho una lettera per una delle 7 sorelle. Cerca una delle 7 sorelle capocabina? Io sono Rita, la secondogenita. Ha una lettera da parte di Anna? Allora quest'anno mandiamo dei fiori? Molto bene, nostra madre sarà felicissima di ricevere un mazzo da ogni paese. Ma lei come ha fatto a sapere? È una magia di mia sorella? Ma non importa, le restituisco la lettera, come su indicazioni di Anna. La porti alle altre sorelle, per favore. Le riparliamo ancora e ce ne andiamo in cabina. Giunti infine a Rabanastre, ce ne andiamo al quartiere del bazar, questo qui piccolino, sottile, rettangolare, per parlare nuovamente con la Viera e quindi portare avanti anche per lei la seconda fase della sua missione secondaria.
Che piacere rivederti, sono proprio contenta. Parlare con degli umano capita spesso. Il mio paese è molto chiuso e i viaggiatori si contano sulle dita di una mano. Per questo mi piacciono le grandi città, ma ora che ho realizzato il mio sogno e sono qui, le cose non vanno come vorrei. Non pensavo di ottenere tutto facilmente, ma... Per avere la migliore ricompensa alla fine di questa attività le rispondiamo ancora male come prima e quindi forse sei un po' ingenua. Ingenua, dici? Sì, sono stata una sciocca a mollare tutto senza neanche sapere come funziona il mondo. Mi costa ammetterlo, ma è così. No, non sentirti in colpa, mi hai aperto gli occhi e di questo ti sono grata. Ho lasciato la foresta per conoscere un mondo più libero, ma non è facile neanche qui. Forse è perché sono appena arrivata. E quindi anche questa seconda fase è stata completata. Fatto anche questo, non ci resta altro che andare alla zona sud di Rabanastre e finalmente affrontare la missione di caccia speciale, perché commissionataci da Mont Blanc del clan Centurio, riguardante una famiglia nella pianura, nella quale dovremmo tornare alla pianura di Giza nella stagione secca, chiaramente, e parlare con Dania, la committente, per dare via anche a questa attività di classe. Sei venuto per via dell'annuncio? Meno male, non se ne può più, guarda, c'è un mostro che terrorizza i miei Quakatoris. I Majima sparisce, non li posso neanche più portare fuori. Se continua così, si ammaleranno. Ti prego, elimina tu quel mostro. Non ti preoccupare. Fantastico, ci speravo proprio. Allora, ti do subito tutti i dettagli. Gallitoris si è stabilito proprio qui vicino, a est. Devono essere nati anche i piccoli, ed è più violento che mai. Come se non bastasse, se sente che qualcuno si avvicina, scappa via. Anche a nome dei Quakatoris ti chiedo di sconfiggere il mostro e tutta la sua progenie. Gallitoris, o Gallitoris che dir si voglia, inizia la caccia. Gallitoris è stato visto vicino alla riva nord del Gizas, ma in questa stagione il fiume è in secca. Dal villaggio va a sud-est. È là che deve esserci il nido. Il problema è come avvicinare la famiglia. Io proprio non riesco a escogitare niente. Magari si può provare a chiedere ai bambini, visto che conoscono bene la pianura. In realtà i bambini non sanno una ben amata mazza e non avranno nulla da dirci. Inoltre, la posizione di questo nemico ci è stata spiegata così complicata che non si capisce un fico secco. In realtà è proprio qui a... attaccata al salvocristallo, praticamente, qui a sud-est. Per far uscire il Quakatoris non dovremo far altro che eliminare tutti i nemici in zona, uscire dalla zona suddetta e rientrarci subito dopo, così che affronteremo questa missione di caccia e questo combattimento. Sfruttiamo il salvocristallo se dovesse servire per recuperare punti vita, punti mana e per caricare la barra dell'apoteosi. Facciamo un primo giro di pulizia e poi nel secondo meniamo le mani come si deve. Ed ecco qui che appare un piccolo di Gallitoris, il Pulcitoris A. Questo combattimento, come tante altre missioni di caccia, è piuttosto particolare. Infatti ci sarà il boss vero e proprio Gallitoris e poi tre piccoli pulcini molto fastidiosi. C'è da considerare che, attaccando tutti quanti, fanno un bel po' di danno e che hanno una buona quantità di vita. Ovviamente i piccoli ne hanno di meno del grande, per cui iniziamo a sterminare la bella famigliola partendo dai pulcini piccolini, tutti e tre uno per volta. E poi passiamo direttamente al capo branco Gallitoris. Nel qual caso dovesse servire, se avete difficoltà, abusate anche dell'apoteosi. Se riusciamo a far senza, tanto meglio. Yeah.
Ed è così che anche la caccia speciale a Gallidoris si è conclusa con successo, siamo stati bravissimi. E senza neanche usare l'apoteosi oltretutto, quindi più che bravissimi. Fatto anche questo, facciamo dei passi, torniamo dalla ragazza a quel villaggio e le diciamo che la missione è stata completata, che il problema non c'è più. Approfittiamo anche del salvo cristallo per ripristinare tutti i punti vita e punti meno al solito. E ci andiamo a prendere anche la ricompensa. Hai sconfitto Gallidoris e i suoi pulcini, sei stato grande, questo è per ringraziarti. Quindi in ricompensa riceviamo esattamente 1000 guil, non pochi, un'armilla d'ambra e un nuovo arcobaleno che sicuramente rivenduto al giusto mercante ci permetterà anche di avere delle nuove offerte. Finalmente posso portare a spasso i Cocatoris, non si direbbe, ma sono tanto indifesi, sai? Beh, mica tanto, comunque. Allora, andiamo a vedere che cos'è questo accessorio, giusto per farci un'idea. Aumenta la potenza degli attacchi se entrambi le mani sono libere. È un accessorio di licenza 9. Aumenta di 2 punti la difesa fisica rispetto a ciò che abbiamo cioè l'armilla tonica, perdendo un punto in difesa magica e ci dà 2 punti in più a velocità. Quindi non male sicuramente anche per un attaccante DPS Damage Dealer. Però è di un livello molto avanzato. E quindi ragazzuoli, detto, fatto e visto anche questo, non mi resta altro da aggiungere che anche per il 12° episodio della nostra videoguida su Final Fantasy XII The Zodiac Age è tutto, si conclude qui. Io come sempre vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato e spero di esservi stato d'aiuto. Al prossimo video, ciao!